Buonasera a tutti, mi sentite? Io sono il comandante Andrea Buccheri e qua di fianco a me c'è il comandante Giampaolo Bono. Buonasera. Veniamo dallo Stato Maggiore Marina, dal reparto sommergibili. Siamo stati imbarcati per un certo periodo a bordo dei sottomarini italiani in qualità di capo reparto tecnico, armi ed operazioni, io e in qualità di chief engineer, il comandante Bono. Brevemente cercheremo di dare una panoramica su quelli che sono, qual è la flotta italiana e per quale motivo vengono impiegati i sottomarini italiani, cercando di parlare della tecnologia e dell'importanza che ha la tecnologia per la componente subacquea. Io nello specifico vi parlerò di quelli che sono i sensori, la suite sensoriale, il payload dei sommergibili nella loro attività. Invece il comandante Bono vi parlerà di come questi sensori, di come questo payload si integra con lo scafo e con la piattaforma dei sottomarini italiani. Brevemente un riferimento a quella che è la flotta italiana, composta da 8 sottomarini. Ogni tanto parlo di sottomarini, ogni tanto parlo di sommergibili, in realtà facciamo riferimento alla stessa cosa. Sommergibili è un retaggio storico, perché storicamente venivano utilizzati per lo più in superficie, per sferrare poi l'attacco durante la prima e la seconda guerra mondiale si immergevano. Tecnicamente allo stato attuale non è più così, stanno quasi esclusivamente, tranne l'ingresso e l'uscita dal porto, esclusivamente sott'acqua. I sottomarini, i primi 4 sottomarini sono quelli della classe Sauro, sono quelli meno recenti, nati a partire dalla fine degli anni 80, un po' per rispondere alla minaccia subacquea sovietica, e che poi nel tempo, questa alla fine degli anni 80, poi chiaramente sono cambiati gli scenari a contorno, le condizioni operative, e sono stati modificati, aggiornati sia da un punto di vista dello scafo, della piattaforma, che anche da un punto di vista della suite sensoriale, per renderli idonei a quelle che sono le attuali, il contesto geopolitico e gli attuali scenari che brevemente cercheremo di affrontare a seguire. Completamente diversa invece è la concezione dei sommergibili classe Todaro, l'ultimo dei quali, il sommergibile Romei, è stato consegnato 2 mesi fa, il 12 maggio di quest'anno. Rappresentano un po' il fiore all'occhiello della flotta subacquea italiana e sono tra i più evoluti sottomarini convenzionali al mondo, anzi definirli convenzionali è un po' in realtà riduttivo, perché sono sistemi che funzionano in IP, Air Independent Propulsion, cioè hanno la capacità di lavorare in assenza di aria per lunghi periodi grazie a dei sistemi a idrogeno e ossigeno che permettono appunto di permanere sott'acqua e quindi di limitare il più possibile la loro visibilità e indiscrezione. Va avanti per conto suo. I sommergibili della classe Todaro sono nati da un progetto italo-tedesco, raccolgono un po' quelle che sono le eccellenze industriali italiane e internazionali, a partire dalla cantieristica italiana, sono stati costruiti da Fincantieri alla Muggiano alla Spezia, e nel proseguo di queste serie di sommergibili sempre più importante sarà il contributo dell'industria nazionale italiana, l'italianità all'interno, e non solo dell'industria, anche di centri di eccellenza, sia da un punto di vista del poli universitari che di centri di ricerca nazionale. La caratteristica principale dei sommergibili, il motivo per cui questi sommergibili sono un mezzo unico, e la loro capacità di essere invisibili. Quando parlo di invisibilità non è il riferimento soltanto da un punto di vista ottico, ma è un riferimento anche a tutti gli accorgimenti che vengono utilizzati per renderli invisibili, anche da un punto di vista della segnatura acustica in primis, con accorgimenti sia idrodinamici sia sui singoli macchinari, come vi spiegherà meglio poi il comandante Bono, per renderli estremamente silenziosi e non rilevabili al sonar. Da un punto di vista della segnatura magnetica, perché sono costruiti di acciaio magnetico,
e da un punto di vista anche chiaramente dell'invisibilità radar, vista la capacità del sommergibile di poter rimanere sott'acqua e quindi non in un mezzo che non è penetrabile dalle onde elettromagnetiche. Le missioni per cui viene utilizzato un mezzo di questo tipo sfruttano la capacità a sua volta del sommergibile di poter vedere senza essere visto e quindi sono soprattutto di intelligence, di sorveglianza, oltre che di supporto alla squadra navale e di poter in qualche modo lavorare impunemente senza essere visto e di poter rimanere in zone che normalmente sono ostili per lungo tempo, di potersi avvicinare a altre unità, siti costieri senza manifestare la propria presenza. Vi faccio qualche esempio pratico di impiego operativo dei sommergibili, è ad esempio quello di risposta ai traffici illeciti e a reati ambientali, traffico di armi, la possibilità in qualche modo di avvicinarsi anche a poche centinaia di metri da unità navali e poter acquisire elementi probatori per poi la successiva attività giudiziaria necessaria appunto per intervenire su questo tipo di reati. Oppure azioni di contrasto alla pirateria, un esempio pratico è a supporto dell'operazione Atalante Ocean Shield tra il 2010 e il 2016, con riferimento specifico al fenomeno massiccio anche di pirateria che si è verificato a largo delle coste somale nella zona del Corno d'Africa, in cui questo fenomeno minacciato pesantemente il flusso commerciale dal sud-est asiatico attraverso il canale di Suez verso il Mediterraneo e quindi da e verso l'Italia, rappresentando una minaccia e un rischio per l'Italia. Questo fenomeno è stato ridotto, normalizzato grazie anche all'intervento dei sottomarini italiani. In tempi recenti chiaramente anche l'attività di supporto, oltre che per il salvataggio delle vite umane a rischio, anche per quanto riguarda il contrasto e anche in questo caso per fornire elementi probatori nei confronti degli scafisti, dei trafficanti di uomini e poter intervenire nelle fasi poi giudiziarie successive. Oltre che quello per cui tradizionalmente sono noti i sottomarini, cioè la loro capacità in qualche modo di utilizzare un'azione esplosiva, utilizzare dei siluri, nello specifico i sottomarini italiani utilizzano il Black Shark Avance, che è uno dei siluri più performanti e più moderni, e esercitano, grazie alla loro caratteristica, la possibilità pure di eseguire interdizioni in ambito navale e di poter esercitare una deterrenza. Oltre che, per quanto detto, la possibilità di rilasciare incursori, rilasciare operatori recon della Brigata Marina San Marco, di potersi avvicinare in zone altrimenti ostili e poter rimanere nascosti in queste zone per poter rilasciare questi operatori. Abbiamo parlato quindi di queste caratteristiche del sommergibile che lo rendono un mezzo unico proprio per la sua capacità di muoversi nel mezzo subacqueo, quindi di poter evitare di essere scoperto da sistemi che utilizzano le onde elettromagnetiche che non riescono a transitare nello spazio subacqueo, ma anche di potersi muovere tridimensionalmente nello spazio subacqueo e di poter osservare da sotto tutto ciò che avviene in superficie, con la possibilità poi di utilizzare dei sollevamenti, delle antenne che gli permettono appunto di bucare questa linea di galleggiamento e di poter vedere quello che succede all'esterno. Essendo un mezzo che si muove nello spazio subacqueo, il sensore principale del sommergibile è il sonar. Sono sonar panoramici passivi in grado di ricevere segnali, emissioni acustiche da parte di unità navali anche a grandissima distanza. C'è una suite sensoriale molto completa da sensori cilindrici, lineari, affiancati, nello specifico anche cortine idrofoniche che sono
lunghissime che vengono rilasciate a centinaia di metri dal sommergibile, proprio per evitare anche che possa ricevere il rumore autoindotto dal sommergibile stesso e quello generato dal rumore fluidodinamico e delle eliche del sommergibile. Lavorano in bassissima frequenza, e questo consente ai sommergibili di poter ricevere suoni anche a grandissima distanza dal sommergibile. Soltanto sentendo, senza emettere emissioni, senza emettere il televisivo ping, riescono a crearsi un scenario tattico completo e sapere esattamente che cosa c'è sopra la superficie. Questo è possibile grazie alle emissioni, la propagazione di onde acustiche, di pressione acustica, che vengono generate in maniera volontaria e involontaria dalle unità navali, attraverso il rumore idrodinamico del loro scafo, attraverso le loro pale, i loro assi, e attraverso anche i loro macchinari, la propagazione che i macchinari hanno sullo scafo e successivamente in acqua. Il sommergibile si muove in questo spazio denso. Tra l'altro il mare è un ambiente particolarmente complicato anche per la ricezione di questi segnali, perché è un mezzo non omogeneo, un mezzo anisotropo, è un mezzo in cui sulla colonna dell'acqua cambiano tutti i parametri in termini di pressione, in termini di temperatura, in termini anche di salinità, e quindi la propagazione del raggio acustico non è rettilineo, non è lineare, ma è curvilineo. Ci sono delle zone di propagazione in convergenza e riflessioni, multipath, riflessioni sul fondo, riflessioni sulla superficie. Il sommergibile però, grazie a la sua sensoristica, grazie ai sonar di cui dispone, non solo è in grado di ricrearsi e capire tutti i bersagli che si trovano al di sopra della superficie, ma riesce anche per ciascuno di questi ad effettuare una singola analisi frequenziale in banda larga, in banda stretta, andare a capire quali sono i singoli elementi, i singoli componenti che generano questo rumore. Parliamo, per capirci, parliamo delle pale, il numero di pale, il numero di eliche, il numero di assi, ma anche il numero di motori, di cilindri, fino ad arrivare a capire, ad identificare la singola unità che ha generato questo rumore. Questo lo fanno sia operatori esperti, sia anche grazie a sistemi di classificazione automatica che, grazie ad algoritmi di tipo genetico, riescono in qualche modo a aiutare l'operatore e a fare una classifica, una sorta di Shazam dei mari underwater. Questo per quanto riguarda il mondo subacqueo in cui si muove il sommergibile. Chiaro che il sommergibile ha la possibilità di sollevare, ha dei sollevamenti che gli permettono di comunicare con la superficie, ha la possibilità di acquisire onde elettromagnetiche, le emissioni di unità navali, per capire che cosa c'è esternamente, ha la possibilità di utilizzare il tradizionale sommergibile, che può essere sia quello penetrante, cioè quello con delle ottiche a visione diretta, sia anche optronico, cioè utilizzando delle telecamere, dei sensori che funzionano su diverse porzioni dello spettro, sia nella porzione del visibile che nella parte IR, in onde corte, onde medie ed onde lunghe, ed ha la possibilità, utilizzando tutta questa sensoristica, di poter vedere in maniera chiara all'esterno e di poter in tutte le condizioni, giorno e notte, avere una visione chiara e completa dell'esterno. Inoltre, essendo un flusso digitale, è possibile utilizzare questo streaming di informazioni, questo streaming di dati, per eseguire una elaborazione in real time, in quasi real time, ed avere quindi una realtà aumentata che gli permette anche in questo caso di eseguire classifica, di eseguire operazioni avanzate di super risoluzione, di data fusion, di fusione della visual e IR, e quindi avere informazioni superiori a quelle che altrimenti si potrebbero avere utilizzando un singolo sensore. Ovvio che è importante, importantissimo, soprattutto negli ultimi periodi, avere la possibilità di comunicare con l'esterno, e per trasmettere e ricevere flussi di informazioni così massicci sono necessari sistemi avanzati, sistemi che vengono utilizzati sono sistemi chiaramente satellitari in banda X-ray, SHF, con sistemi parabolici
avanzati, perché è molto ridotta è la parabola con cui deve trasmettere, che gli permettono di trasmettere flussi di dati abbastanza consistenti e di poter essere inserita in delle reti IP e di poter lavorare e ricevere informazioni, trasmettere informazioni sia alle altre unità navali, sia a parte aeromobile, che anche alle centrali operative. Tutte queste informazioni vengono acquisite, vengono ricevute, vengono messe insieme in quella che viene comunemente chiamata come camera di manovra a bordo del sommergibile, che è un unico locale in cui si trova il comandante, il comando di guardia, che ha l'opportunità così di ricevere tutte queste informazioni. Ci sono gli operatori che sono in grado, e le macchine, macchinari in grado di filtrare queste informazioni e fornire al comandante, il comando di guardia, uno scenario tattico chiaro, completo, e permettere poi al comandante di operare delle decisioni tattiche in tempo reale. Importante capire come in un contesto geostrategico che cambia continuamente, soprattutto negli ultimi tempi, negli ultimi decenni, è necessario evolversi, e la ricerca e lo sviluppo hanno un peso importantissimo nel componente subacquea, perché permettono di mantenere le capacità adeguate con il passo dei tempi, ed è per questo che si studiano sempre nuovi elementi capacitivi che permettono al sommergibile di pensare a scenari che si proporranno, che si potranno proporre, ed è per questo che è importante lo sviluppo, seguire il passo degli sviluppi tecnologici, sia con elementi capacitivi in termini di armi, che pensando a sistemi autonomi che possono estendere le capacità e estendere le capacità sensoriali del sommergibile oltre il suo campo visibile, e pensare a sistemi di elaborazione anche con i sistemi sonar già presenti, sistemi presenti a bordo di sommergibili unità navali, come quello che si sta affrontando negli ultimi anni utilizzando sistemi multistatici o bistatici, cioè reti di sistemi sonar che permettono e possono permettere nuove evoluzioni, questo attraverso la ricerca e questo attraverso lo sviluppo. Passo ora la parola al comandante Buono, che vi spiegherà come questi sensori si integrano nella piattaforma dello scafo dei sommergibili. Di nuovo buon pomeriggio a tutti. Io mi occupo di analisi progettuale, tecnica e sicurezza. Avete visto quante capacità i nostri 007 degli abissi riescono ad esprimere da sotto la superficie marina, e i mezzi che mettiamo a loro disposizione devono potergliele garantire. Sullo sfondo ci deve essere quindi un lavoro di studio e di progetto profondamente accurato e sistematico, attraverso il quale si parte dallo scegliere il payload, il carico pagante, quindi tutto quello di cui il comandante Buccheri vi ha appena parlato, disporlo a bordo, e stiamo parlando sostanzialmente solo della parte rossa del sottomarino che vedete qui schematizzato, e poi sviluppare il progetto iterativamente, andando sostanzialmente a dettagliare sempre più quattro blocchi funzionali: il fight che abbiamo appena visto, il float, cioè tutto quello che serve al battello per navigare sotto l'azione della pressione idrostatica e sotto l'azione della spinta di Archimede, oltre che sotto l'azione della resistenza idrodinamica per quanto riguarda l'avanzamento. Il move, cioè tutto quello che gli permette non solo di vincere questa resistenza idrodinamica, ma anche di manovrare in tre dimensioni. A differenza della nave, il sottomarino è un mezzo che in mare non è soggetto solo a variazioni di rotta ma anche di quota, quindi deve poter muoversi non solo sul piano orizzontale ma anche su quello verticale. Poi c'è la parte infrastructure, quella qui rappresentata in giallo, che è quella che deve assicurare, deve far sì che l'equipaggio possa vivere a bordo e, ove necessario, anche sopravvivere. Si tratta di un lavoro veramente complesso. Basti pensare al numero di ore e al numero di componenti coinvolti nell'assemblaggio di un sottomarino, che come vedete si colloca tra i mezzi più complessi attualmente esistenti sul pianeta. Il grafico è eloquente se notiamo il forte salto che c'è fra l'U-212, che vediamo rappresentato in nero al centro del diagramma,
è un qualunque aereo di linea o un jet da combattimento posizionati in basso a sinistra, seppur nell'immaginario collettivo siano mezzi estremamente complessi. Ora vi descriverò brevemente come è fatto lo scafo di un sottomarino. In realtà non tutto quello che vediamo dall'esterno è scafo resistente, cosiddetto, cioè scafo idoneo a sopportare la pressione idrostatica e a permettere la vita dell'equipaggio al suo interno. A questa funzione è devoluta solo una porzione del battello, sostanzialmente un cilindro chiuso alle due estremità da due calotte. Da questo cilindro giocoforza devono sbucare e quindi penetrare in acqua tutta una serie di accessori e di sensori, il cui funzionamento richiede che siano bagnati. Essi però costituirebbero una inevitabile fonte di disturbo sia da un punto di vista del rumore generato all'interno del flusso circostante con il movimento del battello, sia da un punto di vista dell'eccessiva resistenza al moto che genererebbero. Ed è per questo che il tutto viene rivestito, avvolto da uno scafo cosiddetto leggero, realizzato in materiale composito e non in acciaio come lo scafo resistente, e caratterizzato dalla forma cosiddetta goccia, quindi una forma che negli anni di sviluppo del mezzo si è dimostrata quella più idonea ad agevolare il movimento del battello in acqua facendo il meno rumore possibile. Da un punto di vista della propulsione, mi piace equiparare il sottomarino o sommergibile agli autoveicoli ibridi che ormai percorrono le strade delle nostre città. Anche in questo caso abbiamo sostanzialmente una batteria di propulsione che è fonte primaria di energia e che alimenta un motore elettrico di propulsione calettato sull'elica. Un diesel generatore assicura invece la ricarica della batteria nel momento in cui la capacità di questa si va affievolendo. Il tutto deve essere dimensionato in maniera tale da mantenere il più basso possibile il cosiddetto coefficiente di indiscrezione. Di cosa parlo? Sostanzialmente, nel momento in cui devo ricaricare la batteria, ho bisogno di portare il sottomarino immediatamente sotto la superficie dell'acqua, a non più di 15 metri, e andare a pescare aria atmosferica esterna, quindi aria comburente, per poter mettere in moto il termico. Lo faccio con una canna telescopica, cosiddetta snorkel, paragonabile sostanzialmente a quello che utilizziamo per fare snorkeling al mare. E il coefficiente di indiscrezione è sostanzialmente il rapporto tra il tempo che ho bisogno di trascorrere in questa situazione per poter ricaricare la batteria, quindi facendo indiscrezione, mostrandomi all'esterno, seppur in minima parte, e la durata complessiva della missione. Si capisce immediatamente che più questo coefficiente è alto, più il sottomarino percorre delle situazioni di vulnerabilità. Viceversa, più è basso, più il sottomarino rimarrà occulto. Ora, i sottomarini convenzionali, quindi a propulsione diesel elettrica, non possono avere un coefficiente di indiscrezione nullo, perché hanno necessariamente bisogno di mettere in moto i diesel per caricare le batterie. La tecnologia IP attuale, di cui qualcosa vi ha anticipato il comandante Buccheri, permette di azzerare invece il coefficiente di indiscrezione per periodi limitati della missione, quindi sostanzialmente allorché il mezzo sarebbe più esposto all'avversario. Lo fa sfruttando varie possibili tipologie propulsive, tra le quali la Marina Militare Italiana ha scelto le fuel cell, un sistema per produrre energia elettrica, così come lo farebbe un motore diesel, ma non utilizzando aria atmosferica, bensì idrogeno e ossigeno già stivati a bordo. È un sistema utilizzato per le prime volte nelle missioni spaziali Apollo. Ed è un parallelismo quello tra vita del sommergibilista e vita dell'astronauta che si trova più volte e che vedremo anche tra qualche slide. Infrastructure.
All'interno del sottomarino si fa una vita un po' particolare rispetto a quella che il marinaio svolgerebbe su una nave. Gli ambienti sono più ristretti, un po' meno confortevoli, ma tutto è studiato per la massima ergonomia. Ma oltre a vivere, questa macrofunzione deve assicurare anche la possibilità di sopravvivere agli equipaggi nel momento in cui il sottomarino dovesse ritrovarsi posato sul fondo e impossibilitato a riemergere, per esempio a causa di un'avaria. Per questo la progettazione prevede tutta una serie di facilities a bordo per poter abbandonare il mezzo con speciali tute di fuoriuscita, come vedete qui rappresentato, in maniera autonoma, quindi da parte dell'equipaggio, oppure per potersi affidare a soccorsi esterni attraverso mini sommergibili di soccorso. Ovviamente, oltre che la progettazione, è necessario un forte addestramento che ci permette di essere sicuri di poter condurre tutto questo. Ora, come si costruisce un sottomarino? Sostanzialmente lo scafo resistente è costituito da una serie di tronconi che vengono realizzati separatamente. Sono dei cilindri in acciaio magnetico ad alta resistenza, rinforzati da costole, dalla classica sezione a T. Qui potete vedere il cosiddetto cono di poppa di un U212. All'interno ogni sezione viene preallestita, qui infatti vedete il motore elettrico di propulsione già incastonato all'interno della calotta poppiera, e rivestita della propria parte di scafo leggero. Per alcune parti, invece, tutto quanto viene assemblato su dei moduli che poi troveranno collocazione all'interno dello scafo resistente su supporti antivibranti, in maniera non solo da smorzare il trasferimento di rumore attraverso lo scafo verso l'esterno, ma anche da evitare che vibrazioni generate all'interno del battello o vibrazioni che dovessero derivare da fenomeni esterni possano andare a disturbare il buon funzionamento dell'elettronica interna. Questo è il caso del locale diesel generatore, che qui vediamo realizzato separatamente sulla destra e poi inserito all'interno della rispettiva porzione di scafo resistente in alto a sinistra. Lo stesso avviene per la camera di manovra, sotto la quale trova collocazione anche la fuel cell room. Tutto quanto poi viene trasferito in un unico capannone e unito a chiudere lo scafo resistente. Si tratta di lavori ad altissima tecnologia, ad altissima precisione, in cui nulla può essere lasciato al caso. Nel momento in cui questo guscio metallico viene chiuso, tutto quanto di ingombrante rimane al suo interno non potrà essere sbarcato finché il battello condurrà la propria vita operativa. Tutto quindi deve funzionare al meglio, mi riferisco per esempio al motore elettrico di propulsione o al motore diesel, per esempio. Sono talmente grandi che una volta installati a bordo non potranno essere sbarcati per manutenzioni. Quindi la loro scelta, la loro integrazione, l'integrazione di questi componenti con tutto il resto del sottomarino deve essere perfetta. Questa slide penso ne possa dar conto, e ne approfitto in particolare per farvi notare un po' la collocazione di quelle che sono le parti forse più interessanti, più curiose del mezzo, le cosiddette casse zavorra, che sostanzialmente sono collocate immediatamente tra elica e scafo resistente a poppa e poi nel cosiddetto naso di prora. Queste casse vengono o completamente piene d'acqua o completamente svuotate insufflando via aria. In questa maniera variano il volume del mezzo soggetto al principio di Archimede, che quindi contribuisce alla spinta idrostatica, e quindi il battello è in grado di stare in superficie, immergersi ed emergere all'occorrenza. I timoni invece, che vediamo a poppa subito davanti all'elica, permettono le variazioni più rapide e tra virgolette più sinuose sia in rotta che in quota. Quello che sostanzialmente vedremmo fare ad un aereo in aria, il battello lo fa sott'acqua. Una recente evoluzione nella progettazione dei timoni è stato il cosiddetto impennaggio AX, che nei 212 trova la massima espressione,
Sostanzialmente, invece che avere una coppia di timoni verticali che contribuiscono alle variazioni di rotta e una coppia di timoni orizzontali che contribuiscono alle variazioni di quota, abbiamo dei timoni posizionati a X in maniera tale che tutte e quattro le superfici di governo, opportunamente controllate con una logica elettronica, possono contribuire sia all'uno che all'altro tipo di manovra, aumentando quindi l'efficienza complessiva del sistema e la manovrabilità del mezzo. Un sistema perfettamente integrato, abbiamo detto, ma da sommergibilisti non ci accontentiamo e facciamo nostro il cosiddetto principio del continuous improvement. Tutto è perfettibile e migliorabile e siamo continuamente al lavoro per questo. Allora, in questo momento l'R&D della componente sommergibili sta percorrendo sostanzialmente le strade dell'efficientamento energetico, che ci vede alla ricerca di coating, quindi di trattamenti esterni dello scafo più performanti, in grado di mantenerlo più levigato e più pulito nel tempo, e quindi da migliorare mitigare la resistenza al moto del mezzo, riducendo l'energia necessaria per mantenere una certa velocità e di conseguenza aumentando l'autonomia del sottomarino. Nello stesso senso va alla ricerca di nuove forme di integrazione tra elica e motore elettrico di propulsione, quindi motore elettrico di propulsione non più posizionato all'interno dello scafo, ma posizionato all'esterno, intorno all'elica. Questo ci permette maggior libertà nell'armonizzare le forme idrodinamiche della poppa e quindi nell'efficientare il mezzo da un punto di vista idrodinamico. Infine, attuatori elettrici, quindi non più oleodinamici, tanto per la movimentazione dei timoni quanto per la movimentazione dei sollevamenti in vela. Questo sostanzialmente elimina un passaggio energetico. Non ci sono più delle centrali oleodinamiche che trasformano l'energia elettrica in energia meccanica per poi trasmetterla ai sollevamenti, ma è direttamente l'energia elettrica che aziona i sollevamenti. Il coefficiente di indiscrezione è in continua fase di decrescita. L'U212 è già una punta di diamante in questo senso, vogliamo migliorarlo ulteriormente. Dalle batterie al piombo acido stiamo passando alle batterie agli ioni di litio e siamo confidenti in quello che stiamo facendo, a tal punto da poter presupporre che la Marina Militare Italiana sarà forse la prima, se non tra le prime marine, ad avere un sottomarino propulso da batteria al litio. Quindi una batteria con capacità estremamente più alta a parità di volume rispetto alle batterie al piombo e con una vita molto più versatile ed economica. Siamo alla ricerca anche di nuovi sistemi di accumulo di idrogeno, un esempio potrebbe essere il metanolo, ma non è l'unico, e di diesel generatori sempre più potenti. Last but not least, la sicurezza degli equipaggi. Addestramento e ricerca di nuove forme di fuoriuscite, di nuovi mezzi di soccorso dall'esterno sono fondamentali. Sono uno dei main topics dell'R&D nel settore subacqueo. Con questo concludiamo la nostra presentazione. Vi ringraziamo per l'attenzione e siamo pronti a soddisfare vostre curiosità o ad avere anche futuri confronti con voi, perché, come avete visto, viviamo una sfida tecnologica serrata e continua. E fucine di idee come il Campus Party sono vitali per noi per poter crescere continuamente al servizio del Paese. Grazie. Grazie. La vostra presentazione è molto interessante, soprattutto perché parla di un universo che nessuno vede, questa invisibilità, no? Quasi, come dire, sembra quasi da film, da bambini, una cosa che non credi che esiste, che c'è un'attività tuttora. Allora, volevo fare due domande. Uno, ho capito dalle ultime slide che comunque c'è una continua improvement, perché effettivamente una macchina, uno strumento così
straordinariamente avanzato, che ancora utilizzi un motore diesel, o mi sembra qualcosa di, come dire, assurdo, però immagino che si lavori nella direzione di sostituire. E l'altra è l'universo applicativo, cioè perché oggi continua a essere importante che abbiamo sommergibili. E penso alle varie attività antipirateria, diceva, ma penso alla vergogna che il Mediterraneo è diventato, con i flussi di gente che muore di continuo. Sono certo che voi conoscete molto prima, quando questa gente è nell'acqua, e però non è che potete fare qualcosa, però potete studiare, penso, gli scafisti, potete prendere informazioni su dove parte questa gente. Sono certo che voi avete conoscenza molto molto prima di tutte queste partenze. Immagino che abbia anche dei problemi geopolitici, perché non potete risolverlo l'Italia, è una cosa di questioni di acque internazionali e così via dicendo. Quindi vorrei qualcosa in più in questa direzione umanitaria, perché il sommergibile non serve per la guerra o per farsi paura, ma serve a vivere meglio in uno scenario di pace, mi auguro. Grazie. La ringrazio per la domanda. Dunque, partirei dal motore diesel in ordine cronologico. Allora, come accennato ad inizio presentazione il collega, siamo passati negli anni dai classe Sauro ai classe 212. Gli ultimi quattro classe Sauro sono ancora in servizio, ma lo saranno ancora per pochi anni, perché la tecnologia è andata avanti. Ora, sui classe Sauro c'erano tre motori diesel. Sono battelli nati, progettati negli anni 80 e poi rimasti tuttora in servizio, insomma, che si sono accresciuti come flotta negli anni 90. Sui 212 si è passati ad un motore diesel, solo un motore diesel, tra l'altro con tecnologia ovviamente rivista rispetto a quei precedenti tre, quindi sono motori diesel molto più puliti e più vicini a quelli di autotrazione che popolano i veicoli terrestri, insomma, la macchina che penso abbiamo tutti quanti a casa. Ma a fianco al diesel c'è un 50% di energia almeno che è assicurato dalle fuel cell, quindi stiamo parlando di energia estremamente pulita, energia che viene prodotta sfruttando il vettore idrogeno, quindi il vettore idrogeno pulito per eccellenza, energia del futuro. Le fuel cell, combinando idrogeno e ossigeno, due prodotti che vengono generati tramite fonti rinnovabili tranquillamente, producono, oltre all'energia elettrica, solo acqua calda. Acqua il cui calore viene utilizzato per assicurare il funzionamento di tutto il sistema fuel cell stesso, quindi energia che viene sfruttata con un rendimento particolarmente alto, e acqua che invece rimane stoccata a bordo ed utilizzata per gli usi comuni di bordo, perché è acqua pulita, perfetta. Stessa cosa per le batterie al litio, sono prodotti che sviluppiamo in simbiosi e in cosiddetto dual use con l'industria delle rinnovabili. Quindi abbiamo un occhio sempre particolarmente attento all'ambiente e sicuramente siamo più avanti in questo momento rispetto a quello che sta avvenendo nel mondo dei trasporti civili, dove le fuel cell esistono ma ancora in numero limitato per quanto riguarda le applicazioni. Per quanto riguarda il secondo argomento, i sottomarini sì, raccolgono informazioni, fanno parte di un sistema integrato di data fusion. In questo poi eventualmente potrà aggiungere qualcosa in più il mio collega. E raccolgono molte informazioni anche rispetto a quanto di brutto avviene purtroppo nel Mediterraneo intorno al nostro paese. Sono mezzi che però operano nell'ambito di una rete ampia ed integrata, che non vede coinvolti solo i sottomarini, vede coinvolti anche le navi. Il sottomarino non è un mezzo estremamente veloce, non ha un'autonomia infinita, proprio perché, come abbiamo visto, non utilizziamo sottomarini nucleari, ma utilizziamo sottomarini convenzionali.
e di conseguenza raccoglie dati nel momento in cui viene dislocato in posizione strategica, allorché c'è sentore che qualcosa gli accadrà. E come avete visto nelle slide, si raccolgono un'infinità di dati che poi vengono utilizzati non solo come dati, come fonti giudiziarie, fonti processuali, ma anche per poter ricostruire quella che appunto sono le attività di traffico umano o di contrabbando d'armi intorno al nostro paese, ma oserei dire per tutto il globo terracqueo, considerato le aree che ci hanno visto operare in questi anni. Tutti questi dati vengono poi raccolti e utilizzati per poter contrastare questi fenomeni, che ahimè sono fenomeni estremamente grandi e complessi, contro i quali lavoriamo ogni giorno e contro i quali confidiamo nel tempo di avere successo. Salve, io volevo chiedere, a me ha sorpreso molto la grande complessità che contraddistingue il sottomarino rispetto all'aereo. Come si fa a gestire un progetto di una complessità così elevata dal punto di vista ingegneristico, soprattutto anche dal punto di vista del manufacturing, il coordinare tutti la componentistica e quant'altro? E soprattutto, qual è il ciclo di vita di un sottomarino? Lei prima ha parlato di sottomarini progettati negli anni 80. Qual è la durata di servizio di un sottomarino e tutto poi il suo smaltimento? Grazie. Grazie mille per la domanda, anche questa di estremo interesse. Dunque, la progettazione di un sottomarino è un processo che innanzitutto negli anni abbiamo imparato a fare a livello multinazionale, oltre che multidisciplinare, proprio perché è un qualcosa che richiede uno sforzo sia in termini di tempo che di risorse, e per risorse intendo sia risorse intellettuali che risorse industriali, di know-how, di aziende che oltre al cantiere navale, che poi integra e mette tutto insieme, sono in grado di produrre sistemi all'avanguardia, sistemi che spaziano dall'elettronica alla meccanica alla chimica, come avete visto. Il progetto 212 nasce con questo intento, quindi un progetto italo-tedesco, non più solo Italia o solo Germania, ma Italia e Germania insieme, e probabilmente si allargherà ulteriormente ad altri paesi. Recentemente nell'ambito della cooperazione sono entrati per esempio i portoghesi, seppur solo per il supporto logistico, perché hanno battelli nati separatamente rispetto ai nostri, ma che hanno molte cose in comune. Quindi integrazione che dura nel tempo, sono progetti che durano anni, mediamente la progettazione di un sottomarino dura 10 anni, nei quali non si lascia al caso nessun dettaglio, tutto quanto per quanto possibile viene provato separatamente dalle rispettive aziende produttrici in ditta, con le cosiddette FAT, Factory Trials, poi messo insieme, provato in porto, Harbor Trials, poi provato in mare, Sea Trials. Tutte prove che seguono degli step atti ad assicurare la totale sicurezza dell'equipaggio. Vita operativa del sottomarino. Sia per lo stesso discorso vale non solo per i sottomarini, posso tranquillamente estenderlo anche all'unità di superficie. Ovviamente assicurare una vita più lunga ad un mezzo significa poter anche avere un più efficace ritorno dei costi che si sostengono per svilupparlo. Negli anni questo processo si è via via sempre più capito e quindi sempre più applicato, per cui mentre i primi classe Sauro hanno avuto una vita operativa di poco superiore ai 20 anni, qualcuno è arrivato ai 30, oggi si può arrivare anche a parlare di vite operative sia per un sottomarino che per una nave che sfiorano i 40 anni. Questo perché la tecnologia nel tempo è migliorata,
quindi i materiali sono migliorati, le tecnologie produttive sono migliorate, ma anche le modalità di progetto sono migliorate. Per esempio, un esempio estremamente pratico, il bilanciamento peso-volume nel disegnare un sottomarino ci vede lasciare sempre una porzione di volume occupata quindi da un peso fittizio, da pani di piombo, lo dico praticamente, che sono destinati un domani ad essere sostituiti da nuovi apparati che oggi ancora non abbiamo ma che sappiamo di poter sviluppare. In questo momento, in questo modo il progetto può sempre crescere. La collocazione stessa di questi volumi, di questi pani di piombo, sono fatte in maniera tale che l'aggiungere nuovi apparati ci dà la certezza che non andrà ad inficiare sulla stabilità del mezzo, per esempio, giusto per elencare uno dei problemi che ci potrebbero essere, che invece vengono tenuti già in debito conto sin dalle primissime fasi progettuali. Grazie. Sì, ora funziona. Salve, io non ho capito ben due cose. La prima è, se le onde elettromagnetiche non penetrano l'acqua, il sottomarino deve emergere per mandare le comunicazioni che vuole dare o può rimanere sott'acqua? La seconda domanda è, lo scafo leggero è forato per far sì che l'acqua entri e i sensori siano a contatto con l'acqua? O è tutto liscio e chiuso? Allora, grazie per la domanda. Allora, per quanto riguarda le onde elettromagnetiche, come ha detto correttamente, queste non riescono a penetrare la superficie del mare, per cui, ed è proprio diciamo l'accorgimento che utilizza il sommergibile per rimanere in qualche modo invisibile, ed è per questo che il sommergibile sott'acqua utilizza la propagazione delle onde elettroacustiche, variazioni di pressione di queste onde e quindi il sonar. Per poter trasmettere, per poter utilizzare anche il radar, perché seppur utilizzato rarissimamente dispone anche di un radar, per poter diciamo utilizzare il periscopio, utilizza dei sollevamenti che il sommergibile si mette a quella che viene definita praticamente la quota periscopica, che sono 14-15 metri circa. Ci sono dei sollevamenti, delle canne olidinamiche che si sollevano, superano la superficie del mare e consentono quindi la propagazione di onde elettromagnetiche, possono quindi lavorare nell'aria e consentire la propagazione in questo mezzo in maniera tradizionale. È chiaro che è necessario, visto che in queste fasi particolari il sommergibile può essere in qualche modo radarabile, cioè può essere visto da radar per quanto sia bassa la superficie periscopica, è necessario che queste indiscrezioni, così chiamate indiscrezioni, siano il più ridotte possibile per consentire, per evitare appunto di fare un'indiscrezione, di essere in qualche modo quindi visibile esternamente. Per quanto riguarda invece lo scafo leggero, questo viene utilizzato per rendere per dare allo scafo una forma il più idrodinamica possibile, per fare in modo che il sommergibile possa in qualche modo penetrare nell'acqua senza generare un rumore eccessivo e quindi senza determinare una rumorosità eccessiva ed essere quindi scoperto eventualmente da altri sistemi sonar. Non so se ho risposto. Completo un attimo la parte inerente probabilmente i fori, cosiddetti quelli che noi chiamiamo passaggi a scafo, quindi sostanzialmente dei veri e propri fori, delle vere e proprie aperture nello scafo resistente che servono appunto per il passaggio e dei sollevamenti, quindi di componenti meccanici, e per il passaggio dei cablaggi di collegamento ai sensori che sono posizionati all'esterno dello stesso. Se non ho capito male si riferiva a questo aspetto qua. Lo scafo resistente, sì, semplicisticamente l'ho descritto come un cilindro metallico chiuso da calotte, ovviamente presenta localmente queste aperture
opportunamente dimensionate. Una volta lo si faceva tramite algoritmi matematici, oggi ricorriamo alla modellazione agli elementi finiti. Queste aperture vengono poi percorse dall'utente per cui sono state create e sigillate, per così dire, da opportuni sistemi, cosiddetti passaggi a scafo, che aziende del settore, sia in Italia che all'estero, producono. E mi permetto di aggiungere, perché è afferente più la sicurezza di cui mi occupo, anche un qualcosa inerente alla trasmissione dati. Ha parlato di onde elettromagnetiche ed è vero, in alcuni casi non se ne riesce a fare a meno, però nel momento in cui un battello si dovesse trovare in condizioni di emergenza posato sul fondo, quindi incapace autonomamente di raggiungere la superficie, ma avesse la necessità di comunicare con l'esterno, allora può utilizzare pacchetti dati trasmessi tramite onde sonore e non elettromagnetiche, quindi sostanzialmente una trasmissione di pacchetti dati per via acustica, è un qualcosa che già esiste e che stiamo ulteriormente sviluppando per applicazioni a bordo, soprattutto in chiave sicurezza, per permettere sostanzialmente la comunicazione tra il sottomarino e il mini sommergibile di soccorso che va a cercarlo e che poi va a appoggiarsi sullo stesso, oppure il sottomarino e i soccorsi che aspettano i naufraghi, che i naufraghi raggiungano la superficie autonomamente. Spero di essere stato esaustivo. C'era un'ultima domanda qui davanti. Ok, allora non abbiamo più tempo, ma rimaniamo comunque a disposizione per risponderle a breve alla fine della presentazione. Grazie. Grazie.